Oggi è 18 marzo 2018. Oggi si sta svolgendo l'assemblea di Potere al Popolo nel Teatro Italia che sta a Roma, in via Bari 18, se ricordo bene, nelle vicinanze di Piazza Bologna. Io ho provato a restare a casa e seguire l'evento attraverso internet perché per me è più comodo, anche se ammiro la gente che partecipa direttamente, ammiro la gente che è lì presente. Comunque, ecco, qua c'è scritto tutto quello che c'è da sapere sull'assemblea del 18 marzo a Roma. Allora, l'evento è iniziato alle 10, finisce alle 15, inderogabilmente perché il Teatro Italia ha prenotato. Poi l'evento viene trasmesso all'esterno perché non dovete trovare posto all'interno. Poi, ah sì, ci sarà la diretta sulla pagina Facebook di Potere al Popolo. Perché solo su Facebook non si sa. Vabbè, ci sono un po' di domande interessanti, ma non me le vado a leggere tutte. Ah, dopo l'evento ti invitiamo a fare girare i video, gli articoli e i materiali più interessanti. Usciremo subito con un comunicato, report che invitiamo tutti a far girare per far sapere non solo a tutti i nostri 3.700... sì, dai, non solo a tutti i nostri 373.722 votanti, ma anche a tutto il paese che siamo combattivi e intendiamo andare avanti. Per il resto invitiamo tutti a tanto lavoro territoriale per far vivere il movimento popolare e creare comunità. Infatti, sì, potere al popolo ha bisogno dei cittadini. Io ho votato potere al popolo alla Camera dei Deputati, anche se ho votato Movimento 5 Stelle al Senato. Può sembrare contraddittorio, però entrambi i partiti mi sembrano ottimi. Entrambi i partiti mi danno l'impressione che vogliono cambiare l'Italia. Infatti, un po' mi dispiace che si schierano uno contro l'altro. Io ho sentito Viola Carofalo quando parla del Movimento 5 Stelle. Mi sembra che ne parla un po' male. E vabbè, capisco che ci sono punti di disaccordo, però ci sono anche tanti punti in comune. Vabbè. Ecco. Non so cosa farò nei prossimi giorni, probabilmente farò visita nella sede di Potere al Popolo. Perché mi piacerebbe candidarmi per le prossime elezioni. Mo' chiudo, grazie per l'attenzione.